Inoltre, i peli del naso servono anche a scaldare l'aria. Ciao, oggi parliamo dell'apparato respiratorio. Oggi continua il nostro viaggio alla scoperta del corpo umano. Come sempre ti ricordo che in descrizione puoi scaricare la parte del modellino del corpo umano sull'apparato respiratorio. Unendo tutti i modellini presi dai vari video, potrai costruire da te il tuo modellino portatile del corpo umano. Come ormai sai, ogni essere vivente ha le sue funzioni vitali. Per fare tutte le varie cose che un corpo deve fare, trasformare il cibo in energia, muoversi, sostenersi, ha bisogno di carburante. Il carburante che muove il corpo umano è l'ossigeno. Vi è quindi un apparato che ha proprio il compito di prendere l'ossigeno dall'aria e scartare anidride carbonica. Questo è proprio il compito dell'apparato respiratorio. Andiamo quindi a vedere il viaggio dell'ossigeno nel nostro corpo. L'aria entra attraverso principalmente il naso, ma anche dalla bocca, e attraversa la faringe e la laringe. Da qui arriva alla trachea, che si divide in due diramazioni. Dalla trachea partono quindi delle diramazioni ancora più piccole, i bronchi. Dai bronchi arrivano delle ramificazioni ancora più piccole, i bronchioli, fino ad arrivare agli alveoli polmonari, che sono al termine di tutti i bronchioli. L'insieme degli alveoli polmonari forma i polmoni, questi due organi elastici e spugnosi ricoperti dalla pleura, che permette lo scorrimento dei polmoni dentro alla gabbia toracica. Infine, il diaframma è il muscolo che determina la respirazione. Torniamo dentro agli alveoli polmonari, perché proprio qui, grazie al collegamento con tantissimi capillari sanguigni, che l'ossigeno viene dato al sangue. E il sangue cede anidride carbonica che viene scartata. Facciamo allora un passo indietro. Fermati un attimo e prova a respirare. Guarda un po', metti una mano sopra il petto e senti cosa succede. C'è una fase di inspirazione e una fase di espirazione. Queste due fasi vengono coordinate dal diaframma, questo muscolo che durante l'inspirazione si contrae verso il basso e durante l'espirazione si distende. In questo modo avviene la respirazione e, lo ripetiamo, l'ossigeno viene dato al sangue e viene scartata l'anidride carbonica. Due curiosità. Nel naso ci sono quelle cose che forse un po' ti fanno schifo, che sono i peli del naso. In realtà sono molto utili perché servono a cacciare le impurità che renderebbero difficile la respirazione. Inoltre, durante il viaggio, l'aria incontra le corde vocali, delle membrane che grazie all'aria si muovono e ci permettono di parlare, di cantare, di fare anche versi strani che magari la maestra ti dice di smetterla. Terminiamo allora questo video con un esperimento per capire meglio come funziona il diaframma. Ecco qua un modellino per vedere come funziona il diaframma. Troverai in descrizione il link per costruirlo anche da solo o da sola. Magari fatti aiutare anche da un adulto, perché in alcuni momenti servirà anche molta manualità. In questo modellino abbiamo la bottiglia che rappresenta il corpo umano,
All'interno, due polmoni rappresentati dai palloncini, le vie aeree rappresentate da delle cannucce biodegradabili e il diaframma, il muscolo che è responsabile della respirazione. Andiamo a vedere come funziona. Nel momento in cui il diaframma si contrae, perché appunto avviene l'inspirazione, il diaframma si contrae, si abbassa e i polmoni che hanno più spazio si allargano. Viceversa, durante l'espirazione, il diaframma si rilassa, va verso l'alto, c'è meno spazio intorno ai polmoni che si restringono e possono espellere l'anidride carbonica. Bene, io ho terminato. Puoi studiare e utilizzare questo video anche integrando altre schede, libri o altri video. Noi ci vediamo per continuare questo viaggio alla scoperta del corpo umano. Ciao!